realizzazione dei piccoli insediamenti produttivi nell'area 167, ormai libera dal mercato ed anche ripulita dall'amministrazione recentemente. Perché non parte questo lavoro, questo insediamento che comunque il comune di Aversa deve realizzare ed ha ottenuto per realizzarlo un finanziamento dalla Cassa Depositi e Prestiti, il comune restituisce con un importo di 97.000 euro all'anno e dovrà restituire fino al 2030 se non vado errato. Ora, gli insediamenti erano stati programmati, è stata fatta una gara, nel 2011 è stata assegnata l'unica ditta partecipante, questa ditta avrebbe, secondo voci raccolte qui negli uffici, avrebbe sollecitato l'amministrazione a dare il via ai lavori. Perché non partono? Qual è la difficoltà? Cosa ostacola? Allora, intanto bisogna chiarire il discorso del finanziamento a cui faceva riferimento il giornalista. Il finanziamento non è stato accordato per fare il piano degli insediamenti produttivi e fare le costruzioni, ma il finanziamento che fu accordato all'epoca era riferito ad una parte delle opere di urbanizzazione, quindi un miglioramento della situazione delle strade, delle fogne esistenti peraltro in zona, quindi era un progetto di sistemazione delle opere di urbanizzazione che veniva finanziato con un conto interesse da parte della regione fino al limite del 5%, cioè che cosa significa? Che i soldi venivano comunque tramite la Cassa Depositi e Prestiti erogati al comune, ma che comunque era solo la quota interessi che veniva chiaramente finanziata dalla regione. I soldi erano comunque soldi accordati al comune, un classico mutuo in cui gli interessi se l'accordavano. E che il mutuo sta pagando attualmente? I soldi stanno in cassa, non è che i soldi sono. Noi stiamo restituendo alla Cassa Depositi il prestito, senza interessi, perché l'interesse se l'ha caricato la regione. Quindi noi stiamo restituendo i soldi nostri. Pure semplice all'importo. Allora, il discorso qual è? È che quel finanziamento. Attenzione, volevo solo sapere, è l'importo di 97.000 euro all'anno. Allora, l'importo che si paga è, i numeri non li conosco perché non sono il ragioniere del comune, è quello che ricordo all'epoca perché ero assessore alla programmazione complessa quando lanciammo l'iniziativa della concessione e gestione, quindi conosco bene. Questi soldi sarebbero stati 3 milioni e mezzo, 7 miliardi di vecchie lire circa. Questo finanziamento poteva non essere restituito in termini di conto capitale alla Cassa Depositi, quindi sarebbe stato accollato dall'ente quando, nel caso in cui noi avessimo realizzato un'ulteriore opera pubblica, cioè anziché restituire i soldi facevamo un'altra opera pubblica, e infatti noi introducemmo il sottopasso ferroviario, se si ricorda, quindi, con quei fondi... quindi anziché restituire i soldi li spendevamo in altro modo per fare un'altra opera pubblica a servizio della stessa. Ma questa è storia passata ed è collegata a tutto il discorso del bando che è stato fatto all'epoca per il PIL. Nel corso degli anni sono cambiati un poco i responsabili del procedimento, perché dal momento in cui partimmo c'era il Gennaro Pitocchi, poi intervenne l'ingegnere, l'architetto Navarra, e poi è intervenuto poco tempo fa l'ingegnere Diana. Il quale ingegnere Diana, ovviamente, prima di chiudere il procedimento, perché il procedimento non era stato chiuso, bisognava attendere la costituzione della società di progetto, bisognava attendere una serie di atti che erano praticamente propedeutici alla definizione dell'assegnazione della concessione di gestione. E lei capisce che un'operazione del genere, un intervento del genere, per poter essere definito da chi ovviamente mette la firma sotto l'atto finale, ha bisogno di tempo per andare a capire un meccanismo che per quello che ci riguarda è iniziato il 3 novembre del 2004, quindi esattamente 10 anni fa. E allora, io penso che a breve noi arriveremo alla fine, diciamo, di questo percorso, che potrà essere l'assegnazione, laddove ve ne fossero le condizioni, alla ditta partecipante, o eventualmente ci sono delle integrazioni o altre cose. Noi attendiamo l'esito da parte del nostro dirigente, abbiamo massima fiducia e rispetto dell'opera dell'ingegnere Diana per capire che cosa fare poi in prosieguo dopo le sue decisioni. Ripeto, se le decisioni sono la sottoscrizione dell'atto, beh, si realizza. Se le sue decisioni sono integrazioni, si faranno le integrazioni. Se ci sono altre cose ce lo dirà e noi poi di concerto ovviamente ci regoleremo.
Quindi a questo punto possiamo dire che quel finanziamento comunque è in cassa o è stato utilizzato? No, i soldi, allora, come competenza quei soldi sono in capo perché non potevano essere spesi, ma i soldi stanno là. No, perché poco fa abbiamo detto che potevano essere utilizzati per altre opere pubbliche, tipo il sottopasso, non è stato fatto. Non c'è devoluzione di quel mutuo. Quindi attualmente quei fondi sono ancora lì destinati per realizzare. Ma d'altronde la stessa cosa vale per Leonardo Bianchi, no? Che è una cosa analoga con la quale noi abbiamo un mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, il mutuo sta là, noi stiamo restituendo, ma i soldi stanno in cassa, quindi non è che noi stiamo praticamente utilizzando i fondi per fare un'altra cosa. Quando il Tribunale o quando la Provincia o quando un altro ente o il Comune stesso, di concerto anche con l'operazione della Maddalena, no? Che stiamo concertando in protocollo, si stabilirà che cosa fare anche su quell'immobile, allora noi valuteremo, perché se non ci costerà niente, pigliamo quel 1,5 milioni che abbiamo in cassa come competenza e lo utilizzeremo per fare un'altra opera pubblica. Ma fin tanto che questo non sarà fatto, quel mutuo, quei soldi sono lì per essere spesi per quel tipo di lavoro. Il Leonardo Bianchi è nostro. Comunque, sì. Quindi quei soldi servono solo per la ristruttura, renderlo utilizzabile. Ma... certo, però se si ritarda tanto, per esempio... Non è un problema Bianchi. Di ritardo. Mi ricordo che nel 2005 ho fatto una conferenza in aula consiliare qui al Comune di Aversa. Ripeto, era all'epoca che facevo l'assessore, la prima esperienza c'era me. Io feci una conferenza in cui si parlava all'epoca di poter acquisire a patrimonio comunale il complesso del Carmine. Sì. Mi posi questo problema. Io lo acquisisco a patrimonio comunale, un immobile di grande spessore e valore artistico per la città di Aversa, anche storico. Ma che cosa ci vado a fare nel Carmine? E mi posi questo problema, tant'è che noi facevamo una conferenza in cui si parlava complesso del Carmine, quale destinazione. Allora noi ci aprimmo per capire quale potesse essere la destinazione. Allora dico, nel momento in cui io utilizzo questi fondi, li metto a punto per fare un intervento e poi non so che cosa fare, non faccio una cosa buona, perché potrei eventualmente adattare delle cose. Allora dico, così come stiamo utilizzando noi come criterio in questa amministrazione, prima fissiamo che cosa fare e poi interveniamo. Ma quindi lo spirito del Leonardo Bianchi, dell'area Pippa, è che noi quei fondi che abbiamo disponibili saranno disponibili per quello, ma i lavori inizieranno quando noi sappiamo che cosa fare lì dentro, perché diversamente non spendiamo bene i soldi della collettività. Quindi a questo punto, per quanto riguarda l'area Pippa, dobbiamo aspettare conclusioni. A momenti l'ingegnere Diana sicuramente ci darà. Ce le dovrà dare. Noi l'abbiamo sollecitato, tant'è che nel piano triennale è scomparsa la voce, perché chiaramente per noi la partita è chiusa. Cioè il discorso del Pippo ovviamente è un'opera pubblica che per quello che ci riguarda dovrà essere realizzata. Se cambia qualcosa, ma per noi la pratica è già chiusa. Quindi non c'è nel piano triennale, perché la contate come cosa fatta. È già definita, diciamo.